parlare di questa partita di sabato con la Fossa Fuori M Gross. È partita dura come tutte le altre, chiaramente. La Fossa Fuori è una squadra che secondo me è una delle più organizzate del campionato, è sempre ai vertici da 4-5 anni, quindi sarà una partita durissima, perché soprattutto nella fase di non possesso ci impegnerà molto, perché giocano un futsal diverso forse da altre squadre, che giocano tanto e sempre 4-0, quindi saremo impegnati molto sulla fase difensiva. Ancora una volta tre partite in 8 giorni questa volta, perché con la Lazio poi si giocherà con la Liga. Sì, però sicuramente non sarà, non saranno lo stesso, diciamo, trend non sarà uguale, no? Perché anche gli altri giocheranno 3 partite in 8 giorni, quindi la fatica sarà la stessa tra noi e le altre squadre, in più avremo corso, quindi diciamo che non è l'emergenza che era una settimana fa. Corso ce l'hai già sabato? Sì, dovrei averlo sabato. Ma recupero energie? Sì, però ormai diciamo quelle 3 partite sono passate, adesso non ci stiamo pensando più, crediamo di aver recuperato bene dalla settimana scorsa, quindi in questo momento se la scorsa settimana ci preoccupava, diciamo, la condizione fisica e soprattutto mentale dopo 2 partite, quindi in questo momento ci preoccupa di meno, chiaramente. Andrea, come stai? Le condizioni? Siamo in fase di recupero, ancora non abbiamo risolto completamente. Pensi di rientrare domenica prossima? Sinceramente spero vivamente di tornare almeno per domenica, perché anche il fatto che giochino 3 partite insieme, c'è poco tempo per allenarsi e recuperare, è un mese che sto fermo, quindi è difficile. Le sensazioni sono, al di là del fatto che sia avvelenato, perché veramente tutta la mia giornata è stata. Sensazioni mie, cioè personali, di infortunio negative, cioè sto molto giù, che comunque non riesco ancora a risolvere. 33 giorni è abbastanza brutto. Sì, invece la squadra vista da fuori come la vedi? La squadra si sta allenando forte, stanno preparando benissimo, penso, la partita, no? Ho visto iniziare a lavorare in maniera quasi maniacale su alcune situazioni della partita di sabato che si verranno a presentare, quindi i ragazzi stanno bene, anche il corso ci aiuterà molto, quindi sono fiducioso per sabato. Corso sta a posto, questa è una domanda nuova. No, tutto a posto. Finalmente è tesserato per la via calcio 5, quindi abbiamo finito. Manca solo Andrea come ciliegina sulla torta. Sì, è sempre stato molto sereno, però insomma il fatto di viaggiare più di quella qualità giovane. Sì, non, il problema è che così come non ci pensavo quando non ce l'avevo, così non ci penso adesso che ce l'ho. L'importante è che la squadra continui a crescere, prepari bene la partita e si faccia trovare pronta poi sabato. È normale, noi non nascondiamo che avere un giocatore di quella qualità in più ti permette di ruotare più i giocatori, ti permette di arrivare a fine partita un pochino più lucido e sicuramente più fresco, perché in determinate situazioni vedi la partita di Napoli, vedi la partita di Pescara, alla fine eravamo veramente stanchi e non riusciamo a gestire quelle situazioni che, oltre a lavorare tatticamente, dobbiamo anche gestire mentalmente. Quindi in questo momento non ci pensiamo, sappiamo che è una forza in più, però dobbiamo pensare a quella che è la partita. Senti, che devo dire, da questo filotto, in termini di questo altro tipo di partita, si può già cominciare a tirare un po' le somme in chiave finalmente? Potrebbe, perché sabato domenica prossima avremo giocato tutti altre 3 gare, ne rimarranno, se non sbaglio, 3-4, e quindi è chiaro che la classifica sarà un pochino delineata. Io credo che noi con queste 2 vittorie ci siamo, diciamo, abbiamo acquisito la chance di poter giocare per il settimo, per il sesto, per l'ottavo posto fino al giro di andata.
questa, diciamo, questa opportunità ce la siamo presi e adesso dobbiamo continuare per provare a centrare quell'obiettivo. Domenica, dopo le tre partite, sicuramente avremo una classifica un pochino più delineata e vedremo a che punto saremo, no? Naturalmente. Però è normale che quando una squadra ha un obiettivo deve pensare partita dopo partita e purtroppo, siccome le gare sono poche, cioè ogni partita diventa determinante, ogni partita è, non è retorica, però una partita è una finale e i punti contano tantissimo. È un po' di finale, sto però in questo momento non è colpa di nessuno, purtroppo ci sono gli impegni nazionali, ci sono gli europei, ci sono le qualificazioni, quindi non... forse questa è una delle poche, diciamo, responsabilità della federazione. Purtroppo il campionato è questo, se a fine dicembre ci sono le qualificazioni, poi a gennaio il campionato si ferma per un altro mese, le partite bisogna farle, quindi non... è così. Altre domande? Possiamo... Pucci, forse? Sta pensando alla domanda della settimana prossima. Sì, perché certo l'abbiamo. No, c'è una, no, a parte scherzi, c'è una spiegazione su questo ritardo, una spiegazione plausibile, insomma, perché la società ha fatto tutti i passi con la quale forse c'è stata un po' di leggerezza da parte del povero. Diciamo che si fa sempre meglio, quindi probabilmente noi abbiamo cercato di rispettare le tempistiche, ma è un leader del tesseramento, soprattutto per lui che risulta di un status straniero un pochino più articolato. Il Boca non è una squadra che si occupa solo di calcio a 5, quindi è una polisportiva che ha dentro di sé, dal Boca a calcio al resto, quindi non è neanche semplicissimo parlare con i vertici della società, quindi sicuramente è andata come andata, adesso è inutile guardare indietro, quindi ci apprestiamo a questo ciclo di partite secondo me fondamentali per la nostra stagione con un'arma in più. Mi spiace che sia fuori Andrea ancora, perché comunque tra l'altro sia Sebastian che Andrea, penso mister, rappresentino comunque due tipologie di giocatori che non hanno di rosa comunque uguali, quindi per virgolette man mano entrando anche Andrea sarebbe sempre il mister a disposizione più soluzioni possibili. Ripeto, mi fermo restando che considero queste tre partite, secondo me, lo spartiacque un pochino della nostra stagione.